Praticamente mentre Zizio gioca un Homebrew di cui presto finanzieremo il Kickstarter. Una cosa? Un Homebrew? Che c'è? Un gioco fatto da... Figa, ma parla italiano. Ma si chiama Homebrew? Ma tua mamma si chiama Homebrew. Mi sta un sacco simpatica però... Si chiama Homebrew questi titoli? Sì, Homebrew. Dialetto bresciano. Comunque, come... Andate a Lenosa a comprare l'Homebrew che se andrei a... È bello face. Come siamo capaci di cantare canzoni di Yare, perché sono canzoni impossibili. Ma io ho detto buona scella. buona scella. Comunque si chiama Ombriu. Ombriu. Comunque Ombriu che le osti. Pista tre ore così, come cazzo fai poi a farmi un video? Perché nonostante i miei timpani siano buoni, quelli di Zizio, e avrei assaporato il sapore dei giochi saporiti. Saporiti. Se hai assaporato il sapore dei giochi saporiti. Saporiti fatti in casa con due. Sai come si dice fatto in casa? Homebrew. Che vorrebbe dire brew? Che cosa è? La birra brewed che troppa. Che stillato in casa. Sì, ecco. Cazzo, no. È il treno. Nessuno speculare, cazzo, è così. Ah, no, aspetta. Con questa possiamo chiudere. Vai, fai le prove della specularità. No, mentre mettiamo. Anche lì sono solo le prove. No, posto. Allora, la campanellina come ieri è. Perché? La campanellina è quella a sinistra. Posto. I Battlefront 2. Simulatore di spadiglio. Una volta c'era dicendo, ma Pitfall, l'Ante Litterman Capra, studia Ante Caravaggio, studia. Cos'è Ante Litterman? Ante Litterman. Basta, ci diamo, mi frego. Con Ante Litterman. Cazzo, ma che lindo. Ma di cosa? Ante Litterman Show, cioè, quindi prima. Almeno sai cosa dice. Con l'uomo Litter. Poi Litter vuol dire spazzatura, quindi Litterman è dire che... Prima dell'uomo spazzatura c'erano i giochi dell'Atari. E c'erano anti-spazzatura, quindi anti-Litterman. Fantastico, cavoli, fantastico. Il Lunchart di 40 anni fa. Lunchart, figa. Bello fesso. Ma voi sperate, certo, che io editi questa cosa e venga fuori qualcosa di decente? Sì, però, una puntata di sì, arriverà. Ah, mai. Qui ormai l'annuncio ufficiale, arriverà una puntata di Metaslack. Arriverà. Il ministero della terza età. Mi consenta un po' di tempo per... Questa la tagliamo, fa schifo. Oh, è meglio partire a step perché comunque l'Atari costicchia. C'è anche questa... Io questo... O meglio questo, non sei tu che devi... Non ho la più pallida idea perché me l'hanno regalato. Non capisco. E no, i giochi si trovano... Poi la mente di Confalz comunque, eh? Ma me l'ha regalata 20 anni fa. I giochi si trovano a una decina d'euro. Perché hai trovato delle Atari che costano? Beh, io non so quanto costa un Atari, ma sicuramente... Ma allora perché l'hai detto? 200 euro, non meno. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma perché? Cosa ne sai? Ma su cosa stai basando queste teorie? Non credo che tu te la porti a casa a 50 euro. Ma cosa ne sai? Ma penso di sì, tra l'altro, perché? Ma perché? Perché? Ma sulla base di cosa? Nessuno te l'ha chiesto, non stava neanche parlando di quello. Perché? Controlliamo.
non c'è così tanta richiesta, nel senso. Ma si può lavorare così? Vabbè, lavorare. Atari. Sì, Torianzo! Atari. Guarda, me la sai. Ebay. Basta, sentite, mettiamo le iscrizioni mentre apre cerca. Iscrivetevi, suonate la campanella. Dai, salvato la campanella. Boh. Questa è stata una puntata davvero saluto, un altro motivo, non costa buona. Un cazzo 200 euro 100 euro a fare perché lo dovevi dire? Wow.